Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi vi mostro il quarto libro dedicato alle monografie di Harry Potter. Questa volta parliamo di Harry Potter, i luoghi magici dei film, sempre edito da Panini Comics, questa volta ancora più caro di quello precedente, tanto per non farci mancare nulla, costa ben 45 euro. Al solito trovate nell'info box il link ad Amazon. Sempre fatto benissimo, sempre impeccabile nella fattura, però sempre estremamente caro. Quindi è inutile che vi dico sempre le stesse cose, quello che penso ormai lo sapete, andiamo direttamente a sfogliare il libro e iniziamo a parlare dei suoi contenuti. Il capitolo 1 è dedicato alla location per eccellenza, secondo me, che è la casa dei Dursley. È la prima location ad apparire nei film, sicuramente la location più odiata da Harry, ma alla fine è una di quelle storiche, di quelle che erano presenti in ogni singolo film. Non era un film di Harry Potter se non iniziava a casa degli zii. E poi si passa al capitolo 2, che invece è dedicato a Diagon Alley, dove troviamo il paiolo magico con un suo approfondimento, troviamo appunto Diagon Alley con tutti i vari negozi, e ci sono anche delle belle foto fatte all'interno dei negozi, quindi con parti inedite che nei film non si erano viste, e un altro approfondimento sulla Gringotts. È questa immagine che è davvero interessante perché è una cartina del sottosuolo relativo alla Gringotts, quindi come sono strutturate le varie camere di sicurezza con le varie immagini tratte dai film che indicano il punto esatto dove è stata girata la scena. Questa è una di quelle cose davvero interessanti che potete trovare solo in questo libro e da nessun'altra parte. Già solo per questa mappa secondo me vale la pena comprarlo, perché è una di quelle cose in più che non trovate sicuramente da nessun'altra parte. Poi andando avanti, continuando a sfogliare, troviamo Ollivander, troviamo il Ghirigoro, i Tedivispi Weasley, e andando avanti troviamo anche questa pagina molto interessante che parla dell'ospedale San Mungo per ferite e malattie magiche, perché come viene spiegato nel testo, inizialmente si era pensato di includere una scena girata all'interno dell'ospedale, che viene spesso menzionato nei libri di Harry Potter, ma che invece è stato totalmente escluso dai film. E questo è appunto il concept di una scena che doveva essere presente nel film ma che alla fine è stata tagliata e che loro hanno deciso di includere comunque nel libro per spiegare questa cosa molto interessante, perché se non avete letto i libri non sapete neanche di cosa stiamo parlando e non saprete che dentro questo ospedale troviamo i genitori di Neville Paciok. Quindi se questa cosa vi sconvolge andatevi a leggere i libri se non l'avete ancora fatto. Il capitolo numero 3 è dedicato alla stazione di King's Cross, anche questa ha un ruolo abbastanza fondamentale all'interno della storia. Qui troviamo direttamente la scena finale dove Harry va a parlare con Silente e poi si parla del binario 9 e 3 quarti, della locomotiva, quindi dell'espresso per Hogwarts, dei vari scompartimenti, e poi si arriva al capitolo 4 che invece è dedicato a Hogwarts, che è la location preferita da tutti i fan di Harry Potter. Qui è tutto spiegato come è stato realizzato, quali sono state le varie ispirazioni che hanno portato a questo tipo di architettura, tutti i vari disegni, concept, questo, la solita Hogwarts che prende fuoco alla fine della battaglia, come sono stati realizzati i set, le varie macerie, e dentro troviamo anche un piccolo allegato con i quadri dei vari presidi di Hogwarts e della signora Grassa. E alla fine troviamo il dipinto di Silente che dorme nel suo ufficio. Il capitolo su Hogwarts è comunque il capitolo più lungo, come ci si poteva benissimo aspettare, perché abbiamo tantissime stanze, la stanza delle necessità, la sala grande, la sala comune dei Grifondoro, quella dei Serpeverde, abbiamo veramente tantissime location, la guferia, poi c'è la biblioteca, c'è l'infermeria, quindi è sicuramente il capitolo più lungo e più interessante. La camera dei segreti, la stavo dimenticando. E pensate che è stato aggiunto anche un capitolo, il numero 5, dove si parla solo di aule e uffici di Hogwarts. Quindi la serra, si parla della classe di difesa contro le arti oscure, troviamo la Umbridge e tutti i vari professori che si sono susseguiti all'interno di questo ufficio, che ogni volta aveva degli arredamenti diversi. Poi c'è anche la divertentissima aula di divinazione che è stata mostrata a stento una volta nei film, l'aula di pozioni di Piton, l'ufficio di Lumacorno. Quindi veramente il castello di Hogwarts è talmente pieno di location che occupa quasi la metà di questo libro. E addirittura abbiamo anche un sesto capitolo dedicato ai dintorni di Hogwarts.
E in questo capitolo si parla naturalmente della foresta proibita, poi si parla della capanna di Hagrid, poi si parla anche del ponte e del cerchio di pietre, lo stadio di Quidditch che si trova sempre all'interno dei confini di Hogwarts e anche la rimessa delle barche che ci riporta alla mente la scena più triste di tutti i film, secondo me, quella dove Piton muore e dà il suo ricordo ad Harry. Il capitolo 7 invece ci parla di Hogsmeade. Hogsmeade è il paesino che ospita anche la stazione dove arrivano gli studenti del primo anno con l'espresso per Hogwarts e dove troviamo anche la Stamberga strillante, troviamo la testa di porco, troviamo i tre manici di scopa e Mielandia. Per poi passare al capitolo numero 8 che è dedicato al Ministero della Magia, che per quanto mi riguarda è la location che, devo dire, meno mi è piaciuta, anche se è molto fedele ai libri, a quello che viene raccontato dalla Rowling, però a me questa location non mi è mai piaciuta granché. Le parti girate all'interno del Ministero mi hanno lasciato un pochino indifferente, anche questa qui, la scena del velo, che doveva essere una delle scene clou di tutta la saga di Harry Potter. È un punto cruciale della storia dove tutto cambia per Harry, dove Harry cambia anche come persona, e alla fine questa parte, che è molto importante all'interno del libro, che occupa veramente una grossa porzione del quinto libro, nel film è stata portata in circa 5 minuti, è fatta anche molto male, in modo molto sbrigativo, tagli allucinanti tra un passaggio di scena e l'altro. A me il quinto film è quello che è piaciuto veramente meno, secondo me la regia è stata veramente pessima, non mi è piaciuto per niente. Il quinto film è quello che secondo me è stato peggio adattato tra tutti i libri, e il migliore invece secondo me resta Harry Potter e prigioniero di Azkaban. Non so per voi, magari fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate, qual è il vostro film preferito di Harry Potter e qual è quello che invece vi è piaciuto di meno. Il capitolo 9 invece parla di residenze magiche e come non poteva non esserci in copertina la casa di Ron, la Tana. Quindi poi parliamo naturalmente anche di Grimmauld Place, poi troviamo anche Godric's Hollow, la casa dei genitori di Harry, c'è la casa dei Lovegood e anche qualche location meno significativa come la casa del professor Lumacorno o l'orfanotrofio Hull, che è apparso soltanto per pochi secondi, e anche Villa Malfoy trova spazio all'interno di questo libro, anche se purtroppo si è vista davvero poco ed è una delle location più belle a livello architettonico secondo me realizzate nei film. E c'è anche Spinner's End, quindi casa di Piton, e poi il libro si conclude con questa bellissima rappresentazione del matrimonio tra Bill e Flair che è avvenuto nel giardino della Tana. Anche questo libro, come tutti quelli precedenti, alla fine ha attaccato nella copertina il nostro allegato speciale, che in questo caso appunto è relativo ai luoghi del film, perché altrimenti non poteva essere, ed è una mappa di Diagon Alley. Questa mappa ha anche un suo bel valore perché la stessa mappa incorniciata si trova sul sito Noble Collection ad oltre 100€, quindi se volete la potete anche benissimo fare incorniciare e fa la sua bella porca figura appesa alla vostra stanza. E anche per questo libro, ragazzi, è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Farò presto il video anche del quinto volume, che ancora però devo acquistare perché è andato subito esaurito e non sono arrivato a prenderlo, quindi Amazon l'ha rimesso in prevendita e conto di riceverlo entro la fine di febbraio. Ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!